Mi ricordo, eravamo quattro. Siamo primi che siamo cominciati ad andare a scuola, per fortuna, perché il mio papà andava anche in giro, parlava con gli amici. Con gli amici gli hanno dato consiglio su Aid, che devi portare i bambini a scuola perché è importante, perché la vita cambia. E lui ha accettato. Un giorno ha parlato con mio zio, e mio zio aveva anche due figli, e mio zio un po' più piccolo, aveva un figlio, eravamo quattro, ma la scuola era troppo lontana. Dobbiamo camminare 4 ore per arrivare a scuola. Quando arriviamo a scuola, siamo stanchi o abbiamo perso un'lezione che gli altri studenti a classe hanno già fatto. Noi, quando arriviamo, dobbiamo dormire perché siamo Perché stanchi. voi andate a piedi, andavate a piedi a Sì, scuola. e poi in quel momento, qualche volta odiamo andare a scuola perché arriviamo in tardi. I professori lo sanno che vengono da lontano, ma e poi dopo ti picchiano con le bastone. E poi ti dicono anche che devi dormire sopra la sabbia calda che si brucia. È una cosa difficile che quando io sono arrivato qui, vedo le scuole come funzionano qui, veramente ce l'ho tante cose da raccontare quando torno in Guarda, tu infanzia, ma dovresti fare un video per le classi delle medie, perché i ragazzi si lamentano. Basta questo piccolo pezzo che ci hai raccontato, dalle 4 ore fino alla sabbia, anche dopo il cammino. Se la mamma non li lascia dentro il portone, non poi in quel momento io ho cominciato a scuola, siamo andati a scuola e poi siamo arrivati vicini delle l'esame, e io ho detto a mio padre che io devo rimanere con il professore sua casa, devi pagare e così io devo rimanere là a studiare, perché se io torno a casa non ho tempo, devo guardare gli animali, devo fare i lavori a casa. Allora non avevo nessuno tempo di studiare, e poi in quel momento ho continuato ad andare a scuola, non ho mai perso la speranza, siamo andati. E poi mio zio, lui stava bene e ha portato le sue figlie, i suoi figli, un'altra scuola privata. E sono rimasto io con un altro ragazzo e noi abbiamo finito la prima media. E in quel momento io ho passato bene, perché quando ho rimasto quell'anno con il professore mi ha insegnato bene, anche ero bravo in classe, anche mio fratello. E poi dopo sono andato in secondaria, ma non ho finito perché ho visto che mio padre vendeva tante mucche a casa che abbiamo per aiutare a me andare a scuola e mio fratello. E poi io decido, quel momento ho deciso che devo smettere a studiare per dare la possibilità a mio fratello, perché ho già visto che lui era un po' avanti di me. Allora io ho detto, devo perdere a me per dare la possibilità a mio fratello, perché a quel punto che è arrivato grande, forse un giorno se lui fa le cose bene può aiutare la famiglia, ma se andiamo insieme avanti così perdiamo tutti non va bene. In quel momento per fortuna mio fratello è andato, adesso prossimo mese finisce l'università, perché lui aveva anche tutte le classi, era numero uno, ha finito in scuola primaria, ha studiato 7 classi, perché aveva un po' una testa veloce, per fortuna abbiamo visto quello. E poi lui è andato avanti. In quel momento io ho lasciato a scuola e aiutavo i miei genitori a portare le mucche in pascolo, e poi è arrivato un momento che ho detto, ma io questo lavoro adesso non posso fare, devo andare a cercare un altro lavoro, un altro modo di aiutare la mia famiglia. Un giorno ho detto ai miei parenti e sono arrabbiati con me, perché ho detto che devo andare via, perché loro non vogliono che devo andare via, perché non sanno che dove devo andare. Ma io sono andato un giorno e sono andato a Zanzibar. Per fortuna ho trovato un lavoro, e ho lavorato di là, penso di 3 anni ho lavorato di là. E poi dopo sono venuto qui. Lavoro. E io lavoravo in reception, aiutavo i turisti quando arrivano loro, aiutano le valigie a portare le loro stanze, e poi quando volevano andare in giro a vedere le cose, i dolphin. Facevi da guida, quindi un No, sì, albergo un albergo. e tutto il servizio completo, Sì, diciamo. l'inglese io ho imparato di là, da loro, ma per
perché abbiamo studiato a scuola ma non tanto. Adesso sì, studiamo tanto. E in quel momento ho finito tutto. Adesso no.